questa qui, questa via che tu vedi, una piccola via di paese, era adesso si chiama via Gramsci, questo pezzo, ma parte da Bruzzano, per intenderci era la strada che Manzoni faceva a piedi per andare a Milano, e arriva fino a Como, per questo si chiama Comasinella. E quindi sono segnato un po' delle cose che ci sono, qui, lì dietro, coperta dal sole, c'è la Villa Riboldi, adesso non andiamo a vederla, però questa Villa Maga, Villa Riboldi, deve essere dell'Ottocento, comunque poi questa Villa Maga che come si vede lì è XD1 1600. E poi ci sono 1500, perfetto, Cascina Villa dei Capitani, che è quella che è la meridiana, tutta una cascina del 700 misteriosa di cui non ho trovato nulla, D'Arzago, Villa Rumboldi, un Rombelli che l'altra deve fare, la cascina Glucoso, che è la prima cascina di Paderno, almeno quella rimasta che iniziava ad avere Glucoso, una... Glucoso, sì, come mai Glucoso? Aveva lo zuccherificio dentro. Wow. È il primo caso dove una cascina inizia a essere industriale. Poi la chiesa di Incirano, dove c'è praticamente di fronte una villa, dei Marchi Pozzi con un giardino, che è adesso... Ma c'è un giardino, ma ce n'è anche un altro, credo che fossero tutti e due suoi, la torre che vediamo oggi, Villa Gargantini, e poi a Palazzolo un altro sacco di roba, Villa Casati Castoldi, Villa di Sfisogni, la chiesa di Palazzolo e Viale Bagatti, Villa Bagatti, che villa è dentro Varese, però la corte, cioè il viale e una corte sono dentro. Vediamo la villa dei Castelli d'Arzago. No, questo, così, questo che comunque me la devo fare almeno un pochettino. Comunque questo è il punto in cui passa Paderno, e qua le vie principali in cui è chiamato sono Gramsci, Italia, a Sant'Ambrogio, e poi passa in piazza della Dolorata.